Buonasera, chiedo innanzitutto scusa per il ritardo. Colleghe e colleghi, signore e signori, la Camera presenta questa sera un libro particolarmente interessante per l'onore del Paese, che è dedicato a una delle pagine più tragiche e atroci della storia italiana degli ultimi decenni, la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, un evento che è ancora profondamente impresso nella memoria dei nostri connazionali e che ha segnato una delle pagine più orribili della storia nazionale. Saluto l'autore, unitamente ai relatori, Andrea Colombo e Mario Priore, l'onorevole Beltrami si scusa, ma per cause indipendenti dalla sua volontà non può essere qui questa sera con noi. Prima di soffermarmi brevemente sui temi importanti che sono sollevati nel libro, voglio in primo luogo mettere in evidenza la scrupolosità, l'impegno e anche la passione civile che emergono chiaramente dal lavoro di Raisi. La ricostruzione che fa Raisi è infatti sorretta da una mole imponente di documenti, molti dei quali provengono dalla Commissione di Frotting, la Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui l'autore fu componente e in cui fu particolarmente assiduo. Credo anche che sia lodevole la scelta di Raisi di mettere a disposizione dei lettori del suo libro, quindi per in generale dell'opinione pubblica, molti di questi importanti documenti della Commissione di Frotting che sono riprodotti in una compact disc che è allegato a loro. Proprio dal lavoro della Commissione di Frotting, che come ricorderete nella 14ª legislatura fu presieduta da Rolando Guizzanti, sono emersi dei fatti e delle circostanze che suggeriscono degli scenari inediti in ordine alla strage di Bologna. Sono fatti e circostanze su cui, e non poteva essere altrimenti, visto quanto è stata tragica quella pagina, su cui si è accesa subito una discussione molto serrata, che è stata ripresa anche in tante circostanze del quotidiano di informazione, e in ogni caso va comunque detto che si tratta di documenti che hanno indotto la magistratura bolognese ad aprire un nuovo fascicolo sulla valvola d'attracco del 2 di agosto. Quanto emergere i documenti, è doveroso usare il condizionale, condurrebbe, a detta dell'autore, a quella che è stata definita in altre sedi una pista palestinese, vale a dire l'ipotizzato, uso ancora volutamente una formula interpretativa, coinvolgimento nella responsabilità della strage di un gruppo terroristico internazionale facente capo ad un personaggio che negli anni 70-80 era tristemente noto alle cronache. Si tratta del venezuelano Carlos, attualmente detenuto in Francia, strettamente collegato appunto in quegli anni 70-80 al terrorismo di matrice medio orientale. In base alla tesi che Raisi sostiene nel volume, la strage di Bologna avrebbe avuto come antecedente e per certi aspetti come elemento che ha determinato la strage il sequestro avvenuto a Ortona nel novembre del 1979, quindi meno di un anno prima rispetto all'esplosione bolognese, sequestro di missili Sunset che erano in transito ovviamente clandestino sul territorio nazionale per conto del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Il sequestro, che fu operato dai carabinieri, portò all'arresto di alcuni estremisti italiani e del rappresentante nel nostro paese del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Di qui, come scrive il documento Raisi, minacce di ritorsione del Fronte Popolare di Liberazione Palestinese che furono ricevute da diversi organismi delle istituzioni italiane. Una circostanza inquietante che è stata accertata dalla Commissione di Frotting è la presenza a Bologna, nella notte precedente alla strage, di un componente dell'organizzazione di Carlos, il tedesco Thomas Kram, il quale fece perdere le proprie tracce proprio dopo il tragico 2 agosto e insieme a lui sarebbe, anche qui dopo il condizionale, stata presente quel giorno a Bologna un'altra cittadina tedesca, Christa Margot Frolik,
anch'essa appartenente alla medesima organizzazione terroristica. Le ipotesi formulate sulla base dei documenti della Metroca fanno dunque sorgere nuove e inquietanti, pressanti domande circa la verità, così come è stata definita dalle sentenze che sono state messe nel corso degli anni sulla strage. Desidero a questo riguardo ribadire ancora una volta il mio fermo convincimento circa il doveroso rispetto che sempre e comunque si deve avere nei confronti dell'operato della magistratura, soprattutto il rispetto nei confronti di quelle sentenze che sono in qualche modo giunte al termine di un complesso e lungo iter processuale. Al tempo stesso ritengo doveroso ricordare che la ricerca incessante della verità rappresenta un insopprimibile dovere che ha una democrazia e che in uno Stato di diritto che ha presidio a tutela di una società libera non occorre, non bisogna mai rinunciare, ovviamente laddove vi siano dei fondati motivi, nuove indagini, non bisogna mai rinunciare a fare piena luce e a dissolvere ogni zona d'ombra, soprattutto su pagine così tragiche come quella che è oggetto del libro. In ogni caso, la lettura del libro di Raisi pone delle domande che considero di rilievo su quel contesto internazionale che fece da sfondo alla stagione del terrorismo e dello stragismo in Italia. Normalmente si tende nelle ricostruzioni storiche, e lo si fa del tutto legittimamente, a porre l'accento sulla collocazione del nostro paese nel quadro della guerra fredda e nel quadro del confronto est-ovest. Minore attenzione è dedicata all'ambito più specificamente mediterraneo e alle tensioni in essere nel mondo mediterraneo in quel periodo così complesso della storia europea. E proprio su quest'ultimo profilo si focalizza l'interesse dell'autore nel momento in cui Raisi parla di quello che l'autore chiama e altri, come dirò vediamo un attimo, hanno chiamato un presunto lodo Moro. Di cosa si tratta? Si tratta di un presunto, ovviamente, accordo non pubblico, risalente ai primi anni 70, tra le organizzazioni palestinesi e lo Stato italiano, accordo che avrebbe previsto per i componenti della liberazione della Palestina, ma comunque i componenti di quel vasto fronte militanti per la causa palestinese, accordo con costoro, a fronte del loro impegno a non compiere attentati in Italia, accordo per garantire il transito nel nostro territorio nazionale di armi ed esplosivi senza la costruzione di contrasto degli invitare noi. Qui va detto, a scanso di ogni equivoci, di ogni equivoco, che si tratta di un'ipotesi, che di questo luogo, di questo patto non risulta traccia alcuna, e va anche detto che proprio a seguito di quel che risulta dalla commissione di Zocchi, vari esponenti politici, sia palestinesi sia italiani, hanno comunque parlato di questa ipotesi di intesa. La testimonianza certamente più autorevole di questa fonte è quella che fu offerta dal Presidente Cossiga in uno scritto pubblicato sul Corriere della Sera il 15 agosto 2008, 8 anni dopo la strage, scritto di cui sono riportati ampi stralci del volume, per chi volesse approfondire sono le pagine 23 e 24. E va anche detto che il Presidente Cossiga ne parlò anche in un'altra circostanza. Per la precisione ne parlò, seppur in modo meno diretto, in un'intervista del 3 ottobre, ancora una volta nel 2008, un quotidiano israeliano, lo Yedioth Ahronot. Ecco, è evidente che sono profili estremamente delicati, nei quali è doveroso addentrarsi, innanzitutto tenendo conto della grande complessità di quel contesto internazionale, ma anche con una doverosa prudenza, richiesta prima di farmi discendere delle conseguenze, di poter far discendere le conseguenze da qualche cosa di accertato, non soltanto da delle ipotesi. Al tempo stesso, ma il protagonista è qui, ce lo dirà sicuramente meglio
posso fare io, riandando con la memoria degli anni 70-80, colpisce, e non colpisce positivamente, il fatto, e lo ricorda Riccardo Rosario Priore, che ricorda Rosario Priore in una delle interviste a Corriere del Mondo, colpisce che soggetti legati al terrorismo di matrice medio orientale, arrestati per attività svolte in Italia, venissero, e quindi uso testualmente le parole del dottor Priore, virgolette, a stretto giro rimessi in libertà e non poche volte restituiti ai paesi di origine, in Medio Oriente e Nord Africa, anche a nostra cura e spese. Citazione tratta dal libro, a pagina 209, ma su questo il dottor Priore vorrà dirci qualcosa di più, saremo tutti lieti di ascoltare. Quindi, in conclusione, l'omaggio che le istituzioni devono rivolgere alla memoria delle vittime della strage deve in ogni momento, sono passati tanti anni, impegnarsi perché vengano rafforzati i valori che sono posti in presidio di una civile e democratica convivenza, e per farlo è necessario che quella tragica stagione di attentati e di trame eversive che purtroppo funestarono per molti anni la vita nazionale sia soltanto ricordata, doverosamente combattuta, ma anche ricostruita in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue pagine non ancora sufficientemente chiare e anche in tutte le sue implicazioni. Credo che sia un dovere non soltanto verso le vittime, ma anche verso i tanti italiani che furono in quegli anni coinvolti in una delle vicende, una delle spirali più difficili della nostra dopoguerra, ma a ben vedere anche un dovere verso la comunità nazionale, che ha certamente il diritto di conoscere in modo ampio e approfondito quelle che sono le ragioni per le quali la nostra comunità ha vissuto momenti nella tragedia certamente indimenticabili. Non c'è dubbio, quale che sia il giudizio che si può dare nel video di Raesi, che l'accurato volume che qui presentiamo dà un strumento importante perlomeno di riflessione e di approfondimento. Infatti, in futuro diranno se dà anche un importante strumento di conoscenza di quello che è davvero accaduto. Grazie e cedo la parola al... Io sono qui a presentare questo libro per il semplice motivo che ne ho scritto un altro e poi un terzo sul processo per la strage di Bologna. L'ho seguita per molti anni. Lo dico non... come dire, per fare pubblicità ai miei libri, ma il luogo di enunciazione in questo caso è importante. Io lavoro, anzi lavoravo, nel primo giornale che ha messo in piedi una campagna innocentista per i tre condannati per la strage di Bologna. Questo giornale era Il Manifesto, e la prima persona che ha preso frontalmente posizione dicendo secondo me questa sentenza è ingiusta, ancora prima che si arrivasse a sentenza definitiva, che è arrivata al quinto processo, peraltro, è stata Rossana Rossanda. Questo ha la sua importanza perché purtroppo in Italia queste vicende sono sempre legate allo spirito di fazione. E come dice, che è certo che la destra difende quella cosa, perché deve difendere la propria storia in vista di interessi futuri. Il Manifesto, secondo me, è una delle cose più encomiabili della sua storia, del tutto al di fuori di questo spirito di fazione, che essendo anche molto criticato a sinistra, ha detto no, non perché noi avessimo un qualche interesse, ma perché quel processo, con tutto il rispetto che forse si deve, fa acqua da tutte le parti. Io quindi ho letto il libro di Raisi, diciamo con una certa conoscenza di causa, avendo seguito per molti anni questa cosa. E la cosa che mi ha colpito di più subito nel libro di Enzo è che appare come un prisma. Nel senso che mentre tutte le cose che noi abbiamo scritto su Bologna seguono una pista, il processo sbagliato, la pista palestinese, Enzo ha provato a metterle tutte insieme. Sono tante porte di ingresso in un edificio e tutte queste porte, i suoi rapporti con la destra, i suoi rapporti con la Procura di Bologna, la sua vicenda come commissario della Mitrokhin e poi la sua analisi del processo per la strage di Bologna e delle cose emerse, tutte queste porte conducono a un'unica domanda ancora inevasa, e è perché non si è cercata, e questo si può ancora capire, soprattutto ancora non si cerca, a molti anni di distanza e al quadro mondiale cambiato,
e ancora non si cerca la verità per la terra? Questa è la domanda inevasa che si pone Enzo. Ci poniamo noi oggi qui e rispondere naturalmente è un altro paio di domande. Di queste porte io ne imboccherei un paio, dando poi la parola invece al giudice Rosario Priore, che conosce la materia meglio di me, essendo la persona che si è più occupata, per esempio, del terrorismo palestinese. La prima porta è quella del processo. Ora, io capisco perfettamente che il Presidente della Camera debba dire che ha ragione, le sentenze si rispettano. Personalmente, come giornalista, trovo una certa difficoltà nel rispettare quella sentenza. Ora, io non posso raccontarvi qual è stato quel processo perché sono decine di migliaia di pagine di atti e quindi vi addormenterei qui. Faccio solo due o tre esempi dalle centinaia che se ne potrebbero fare. Il principale test è un malavitoso che arriva e dice sì, a me Fioravanti mi ha chiesto di fare i documenti e mi ha fatto capire, anzi mi ha detto che la bomba l'aveva messo lui. Questa persona fa questa testimonianza dopo essere stata arrestata per altri motivi e subito dopo viene scarcerata perché è in fin di vita, è molto malato e quindi non può restare in carcere. E appena uscito guarisce miracolosamente, ma nel senso che ha preso il parla proprio di miracolo, e campa altri 30 anni. Naturalmente qualcuno si occupa di dire scusate, ma le lastre che dicevano che questo signor Sparti era così malato ci saranno? No, non ci sono, perché c'è stato un incendio, purtroppo quella lastra è andata bruciata. Questo signor Sparti chiede i documenti a un altro malavitoso falsario, quindi questo viene interrogato e dico ma lei dice ma io sì, ho fatto due documenti per due uomini, forse era un uomo o uno c'era i capelli lunghi, poteva anche essere una ragazza, non lo so. Questa cosa va avanti per molti processi, nel senso va avanti una decina d'anni. Dopo una decina d'anni dice io quel documento l'avevo fatto per Francesca Mambro. Allora io dico scusi ma lei nelle 500 udienze precedenti ha sempre detto che non sapeva se aveva fatto per un uomo o per una donna. Lei che scelta? Voi mi avete chiesto se era per un uomo o per una donna, mica se era per Francesca Mambro. Se mi chiedeva per Francesca Mambro, io dicevo a lei, mi avete chiesto un uomo o una donna, io che ne so. E guardate che non scherzo, che ci sono atti processuali di cose così ce ne sono in questo processo a decine. Ora, un processo che io posso anche capire che uno dice è molto indiziario, ma come si fa a dire? Io sono certissimo e anche in presenza di nuovi elementi che sono usciti fuori in continuazione in questi anni a non avere mai, come non ha mai la procura di Bologna, un attimo di dubbio. Ci sono degli indizi che al processo di Bologna si è detto un certo omicidio è stato commesso per coprire la strage. E per quell'omicidio però i responsabili vengono giudicati da un altro tribunale, quello di Roma, che ha dato e li ha condannati, ma con tutt'altra motivazione. Dicendo proprio questo omicidio con la strage non c'entra niente, non hanno ucciso questa persona per nascondere la strage, quindi questo è. Ora, com'è possibile? Uno si chiede, e si chiede anche Enzo, che descrive i suoi rapporti e le difficoltà che incontra ogni volta che prova a dialogare con la Procura di Bologna. Questa domanda è la prima, cioè perché questa proterga nel difendere una sentenza che nella migliore delle ipotesi bisognerebbe dire incerta. La seconda porta che imboccherei è quella della possibile pista alternativa. Naturalmente uno può dire che considera degli imputati innocenti senza avere affatto il dovere di dire e chi è stato, che ne so che chi è stato. Io posso dire che le prove contro di quelli non c'erano. Naturalmente non è compito mio come giornalista, che ormai sarebbe stato compito della Procura di Bologna, indagare in altra direzione. Sta di fatto che alcuni elementi sono venuti fuori negli anni, una serie di elementi che sono senz'altro più di quelli che sono a carico dei condannati, dicono che potrebbe esserci, è plausibile, anche se naturalmente tutt'altro che certo, che ci sia stata una pista, vuol dire una pista palestinese, non vuol dire per forza hanno messo la bomba lì apposta, volevano fare 80 morti. Per esempio Cossiga, che senza dubbio questa materia la conosce meglio di quanto la conosceva, meglio di quanto, non riteneva che fosse un attentato palestinese, riteneva che fosse un trasporto di armi. Lui diceva, nel quadro di questo lodo moro, del quale arrivo subito a parlare, i palestinesi portavano dell'esplosivo. Siccome ai tempi non è affatto vero che i terroristi erano tanto prudenti da fare quello che bisognerebbe fare in questi casi, e cioè mettere in una valigia l'esplosivo in un altro detonatore, molto spesso, e questo è provato, avvolgevano i detonatori in un asciugamano dicendo vabbè così tanto va bene, e invece tante volte è andata male e è scoppiata. La tesi di Costiglia era che non ci fosse un'intenzione omicida o stragista, ma che ci sia stato questo incidente tragico nel corso
poi peggiorato, come è noto, dal fatto che è passato un treno al momento sbagliato e ha funzionato da amplificatore. Questi elementi, vi chiederò poi a Raisi per più stati, sono tanti. Il principale è che una certezza sola c'è, e cioè che non solo a Bologna, ma alla stazione di Bologna quel giorno ci fosse un terrorista tedesco delle cellule internazionali legato all'organizzazione di Carlos. Questo l'ha detto Carlos, quindi diciamo più certo di come non potrebbe essere, il quale Carlos era tanto legato al fronte popolare della liberazione della Palestina, dalla quale peraltro era stato espulso, da dire, se la stessa intervista, noi abbiamo sempre considerato l'FPLP la nostra organizzazione madre, il nostro punto di riferimento. Quindi, diciamo, il fatto è che tedeschi lì c'erano, l'organizzazione di Carlos, come qualcuno di voi forse sa e qualcuno no, di mestiere, metteva le bombe sui treni, nel senso che in Francia hanno messo parecchie bombe sui treni, hanno fatto alcune stragi e le metteva con un obiettivo preciso, far ricattare il governo francese in modo che scarcerasse, in quel caso, la sua compagna che terrorista anche lei. Questo ci rimanda all'Holodomor, cioè ma perché i palestinesi avrebbero avuto interesse a mettere una bomba o a fare passare dell'esplosivo in un paese che era molto loro amico, perché l'Italia era il paese occidentale più amico dell'organizzazione palestinese che ci fosse in quel momento. E questo discorso ci rimanda al Lodo Moro. Il Lodo Moro, che sicuramente l'Italia Priore conosce molto meglio di me, a mio parere non si può dire, secondo un pulpito giustamente istituzionale, che non si sa se c'è stato. Perché è vero che nessun governo italiano lo ha mai ammesso, ma lo ha detto Cossiga, lo hanno detto i palestinesi, lo ha detto a me personalmente il terrorista palestinese che ha arrestato, che avrebbe provocato tutto questo forse sanguinoso incidente. Cioè, diciamo, è dato per scontato che questo patto, che era stato stretto dall'uomo dei servizi segreti più vicino ad Aldo Moro che ci sia mai stato, il colonnello Stefano Zoma, è un patto che non c'è stato. Un accordo, e io non credo neanche sia stato tanto in Italia. Credo che molti paesi occidentali, che non si possa dimostrare, che molti paesi occidentali hanno fatto questo accordo con l'organizzazione palestinese. Voi potete portare l'esplosivo, potete usare il nostro paese come una base a tutti gli effetti, purché quell'esplosivo non lo usiate contro di noi, non lo usiate contro obiettivi italiani, né in Italia né nel mondo. Questo fatto ha funzionato sempre, fino a che per una serie di incidenti che sarebbe qui lungo, è stato arrestato questo Abu Salem. È possibile che i palestinesi per ritorsione abbiano messo una bomba? Sì, è possibile, ma non è affatto certo. È un'ipotesi credibile, ma non... È possibile che nel corso di uno di questi trasporti di esplosivo che erano autorizzati dal governo italiano se non c'è stato un incidente, è certamente possibile e persino plausibile. È possibile che invece la strage abbia avuto una tragedia? Sì. Ma la cosa inquietante non è questa, è che questa massa di materiale non è mai stata seguita, e questo ci rimanda a quello che secondo me è il cuore, diciamo, quella ultima stanza a cui portano tutti i corridoi da cui entra Enzo, e cioè perché? Perché non voler fare nulla? E questo io credo che rimandi a quel discorso iniziale che facevo sul manifesto, per una questione di fattualità. Perché io conosco tanti compagni che mi dicono, hai anche ragione, i fascisti non hanno messo la bomba, ma perché lo dobbiamo dire? Ma ti rendi conto di che grandissimo favore si fa politicamente? Io credo che il principale motivo per cui oggi non si cerca la verità su quello che è, vi ricordo, il principale delitto della storia italiana, senz'altro della storia repubblicana, cioè un'altra strage con 85 morti non c'è. Quindi il principale delitto della storia italiana deve restare in qualche modo accollato a gente che tutti, inclusi molti magistrati, sanno che non c'entra niente, perché altrimenti si rimetterebbero in discussione troppe cose. E cioè il fatto che uno può essere un fascista, può essere un mio nemico, e non per questo essere un assassino o un fascista. Il fatto che uno può essere un compagno, un mio amico, uno che sta dalla mia parte, e essere invece un assassino. Questo in Italia è a tutt'oggi impossibile pensarlo. Io credo che da qui derivi questa cosa. Ai due relatori vorrei pertanto due domande precise che poi svilupperà. A Rosario Priore, se lui, Rosario Priore, conosce il terrorismo palestinese in Italia degli anni 70-80 meglio di chiunque altro, se lui ritiene plausibile che la strage sia avvenuta in quel quadro, in quel contesto, e perché lo ritiene plausibile? A lei si farebbe una domanda invece più individuale,
poi la svilupperà lui come vuole, dico proprio perché per noi di sinistra, uno di destra doveva essere, diciamo, se io dicevo che è uno stragista, doveva prenderla come se uno dei capellinelli gli dice che è normale, no? Soltanto, diciamo, invecchiando, ho pensato che forse tanto contento non era, che forse, e quando per noi la democrazia era dire voi non parlate nelle assemblee, forse per loro non era tanto democratico. Allora, volevo partire dal fatto che un ragazzo per bene, di destra per bene, tutt'altro che violento, che si sente dire a Bologna, che tu sei responsabile di quella strage, che tu hai il peggiore e il più efferato delitto, cosa ti ho fatto? E poi, io partirei da questa domanda, Presidente, grazie a tutti voi per questa opportunità. Grazie Andrea per la domanda. Io questo libro l'ho scritto anche per voi, nel senso che, come ha capito bene Andrea, il libro, in molti capitoli ci sono io la strage, io la procura, cioè, ho cercato in qualche modo di rendere intelligibile questi documenti attraverso anche l'esperienza di un giovane di destra a Bologna che ha significato questa, questa tragedia. Tragedia, io stavo andando a fare vedere la stazione di Bologna, il treno da partire al pomeriggio per Torino da fare il carabinieri, ed ero la mia dipendenza, non scusate la Roma, mancata per 5 minuti, diciamo. Però il tema vero è un altro, il tema vero è quando da ritorno militare capisco cosa significa, questa esperienza, io mi ricordo quando sono entrato, così un anno, 85 o 22 anni, io non sono stato sfruttato nessuno per 5 anni. L'unico che mi salutò era un povero liberale, un avvocato anziano, questi liberali di una volta, questi aristocratici, che mi diede il benvenuto. E al resto noi eravamo dei tardi, no? Cioè, neanche veniamo nominati. Ricordo che un assessore, lo riporto questa lettura, questo libro, un assessore di due si vantava, Bouvet, che rispondeva alle mie interpellanze senza mai citarmi, perché uno stagista non doveva essere citato. No? Cioè, arrivavamo a questo paradosso. Detto questo, poi ho seguito il processo, anch'io ho in qualche modo così partecipato a tutto questo assurdo, quindi impostazione processuale, dopodiché è successo quello che meno mi aspettavo, cioè, quando è stata la sentenza definitiva, bene o male va andato un significato finale a tutta la storia, nonostante la taglia sia stata fatta con anche il comitato se fossi innocenti, ma poi quello che meno ti aspetti è un'estate del 2005, luglio, mi chiama l'avvocato Pellegrini, che è un mio carissimo amico, mi ha sempre seguito anche gratuitamente in pochi processi che ho avuto, che sono sempre stato sotto, e mi dice vieni, corri, c'è una cosa molto importante. Arrivo in questa ritrovo bolognese e mi trovo davanti l'amico Pellizzaro, il consulente a cui sono i prochi, e mi dice guarda, abbiamo scoperto una cosa incredibile. Era il luglio 2005, lui è stato mandato a Bologna, alla questura di Bologna, a cercare il fascicolo di Thomas Crahn. E cosa scopriamo? Scopriamo che Thomas Crahn, no, c'era il fascicolo nascosto nel cantino della questura. Scopriamo che Thomas Crahn era il famoso terrorista che aveva citato anche Carlo, presente a Bologna la notte del 2 agosto. Ma soprattutto scopriamo che nel 2001, De Gennaro, cioè che non è nessuno, aveva scritto alla procura di Bologna, alla questura, una lettera in cui diceva cercate Thomas Crahn, attenzione, questo è una persona che il Presidente non sa mai che dire, è incredibile, cercate Thomas Crahn, il capo della polizia, scrive alla questura a procura di Bologna, cercate Thomas Crahn, ce lo sollecita un'autorità tedesca, perché Thomas Crahn è esatto con i documenti ufficiali, il 2 agosto, quando scopre la bomba, scappa, identità distinta, ci sta per 26 anni, così mi dice 2006. Bene, il Gennaro scrive questa lettera, su richiesta delle autorità tedesche dice cercate Thomas Crahn. Questo terrorista è ricercato secondo le autorità tedesche anche per fatti che concernono la strage di Bologna. Quindi lo scrive l'autorità tedesca nel 2001 e lo scrive nel capo della polizia italiana. Bene, cosa succede? Finisce questa lettera nel capo della polizia italiana nelle mani di un PM, che è lo stesso PM che ha seguito anche la strage di Bologna, anche qui una cosa incredibile. Questo PM cosa fa? Una lettera scritta al capo della polizia apre il modello 45, qualcuno di voi avvocato c'è il modello 45, cioè sono famose notizie al momento di reato, cioè tipo io ho visto un certo signor Rossi che non so, ha rotto dato il pugno alla macchina, ecco. Lettera anonima, apre il modello 45, perché il modello 45? Il modello 45 non è bisogno dell'archiviazione tramite Egitto, l'archivio da solo. E questo patto era stato archiviato. Se non ci fosse stata la commissione di improprio, se non ci fosse stato tutto questo, non avremmo saputo nulla.
ma per dirvi, io non sono la terza carica dello Stato, quindi posso essere un pochino più cattivo il Presidente, cos'era la Procura di Bologna? Nel 2006, quando portiamo la relazione alla Commissione Tocchi, che sono obbligati ad aprire le nuove indagini, sapete a chi affidano le nuove indagini del 2006 sulla base di quella Commissione Tocchi? Sempre lo stesso piano, il dottor Zagnoli, che era lo stesso nel 2001 archivato, che era lo stesso fatto piano. Cioè, vuol dire, è un contesto, tanto per rispondere alla tua domanda, è stato molto difficile rompere. Devo dire che qualcosa adesso la Procura di Bologna è cambiato il produttore, è cambiato anche il sostituto che sta facendo l'indagine, devo dire che sono stato interrogato e ho trovato delle persone molto preparate, ma quella commissione di Tocchi è stata, come dire, effettivamente da questo punto di vista una grande scoperta di documentazione, purtroppo male sfruttata dal Presidente di quella commissione, dentro quegli archivi, che sono gli archivi, cosa sono, cosa ci sono qui documenti? Tutta la storia del terrorismo italiano di quegli anni e ci viene da archivi dei paesi dell'est e noi abbiamo fatto una sciocchezza enorme, a parte il Presidente che l'ha voluta male, noi infatti ci siamo salvati, siamo riusciti a creare, come dire, un archivio importantissimo per quanto riguarda la strage di Bologna, ma tanti altri fatti sono scritti, perché come diceva Bukowski, la madre del terrorismo moderno è l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica aveva tutta questa rete è stata scoperta nel momento in cui è caduto il muro di Berlino e sono aperti i segreti di quei servizi. Ma la cosa tragica qui è stata la mia, come dire, non se la prende il Presidente, ma la mia, come dire, forzatura che ho fatto, che era questa cosa più straordinaria di questo libro, che è il CD che c'è dentro. Quando io ho deciso di scrivere il libro, sono andato all'archivio del Senato, che è la Commissione di Tocchi, una Commissione bicamerale. Alla Commissione bicamerale, essendo stato Presidente o Senatore, tutta questa documentazione eccellente, lo potrà dire poi chi ha operato il campo della giustizia, sa bene cosa c'è dentro, bene, vado al Senato e dico, sono onorevole Renzi, devo scrivere un libro sulla Bologna, ho fatto parte del Consiglio di Popolo, vorrei questo e questo documenti. Sapete cosa mi risponde? No, guarda, ci dispiace, sono tutti segretari, non lo posso fare. Allora io dico, beh, io li pubblico lo stesso, perché io voglio fare la cosa formalmente corretta. Poi chiaramente avevo le fotocopie e loro mi dicono no onorevole non faccia così, ci pensiamo noi, facciamo una richiesta a tutti gli enti erogatori e poi dopo gli dà la liberatoria e può farlo. Io dico signora, capisci che non scrivo neanche mia figlia, perché io dovrei scrivere al magistrato Brughier che ha fatto il caso su Carlo, che ci ha dato un caso del grande, ai servizi segreti tedeschi, degli ungheresi, ai nostri carabinieri, ai nostri servizi, lei capisci che non scriverò mai più questo libro. Allora grazie anche, vuol dire, fatta la legge, trovato l'inganno, abbiamo trovato anche un modo per, quindi, in qualche modo, rispettare la norma, però fare una forzatura. Questo libro contiene per la prima volta tutti quei documenti che, e qui una cosa lo dico anche a terza carica della Stato, incredibile, questo paese è un paese che continua a secretare terza carica della Stato. Cioè abbiamo fatto una commissione bicamerale, qui ci è costato un po', ci hanno mandati a scoprire alcuni fatti importanti, voi avete pagato, e quando finito il lavoro mi segretano tutto, per cui non ne servita nulla. Io, tra l'altro, lo dico Presidente, non perché voglio in qualche modo dare, io ho rinunciato ai diritti d'autore per questo più lavoro che ho fatto come parlamentare. E quindi ho detto, sono già stato pagato, però che almeno questo lavoro in qualche modo abbia, vuol dire, un riscontro nel grande pubblico. La gente deve sapere cosa è successo. E la grande forza di questo libro sono i documenti annessi. Io nei capitoli vi aiuto quindi in qualche modo vi conduco alla lettura di questi libri, vi conduco alla storia di cos'è la ragazza di destra, cosa ho sofferto rispetto a questo ambiente, però sicuramente la grande novità è la documentazione che è legata. Questo credo che sia stata l'opera, come dire, di risposte civiche che ho voluto dare al mio lavoro di parlamentare. Io ringrazio il Presidente che oggi qua, che è in ben alto, faccenda. E so bene cosa significa in questo momento essere padre, ragazzo molto buono, è un gesto di amicizia veramente incredibile. E però, voglio dire, questo è stato un gesto forte, credo che sia questo lavoro che mi è costato 15 anni, non è stato un lavoro che c'è anche un editore, non è un lavoro, come dire, fatto in 4-4-8, però credo che sia, come dire, una testimonianza di lavoro che ha fatto un parlamentare, ma un cittadino di Bologna. Non sono mai accontentato della vita ufficiale perché vedete, qua dentro io rispetto le sentenze, però qua dentro troverete tante coincidenze, no? Allora io inizio il mio libro dicendo una coincidenza, due coincidenze sono indizi, tre coincidenze assomigliano ad una prova.
che è la famosa frase di Agatha Christie. Qua dentro ci sono decine e decine di coincidenze. Spetta mentre voi indicare quante queste possono portare alla verità, perché ormai se posso togliere la parola spiego anche la parte finale. Dico che oggi però a Bologna è stata aperta una nuova inchiesta che sta indagando, e se a Bologna hanno avuto il coraggio di aprire una nuova inchiesta, credo che delle fondamenta importanti ci sono. Lascio la parola al Presidente Priori dicendo solamente una cosa, e correggo chi mi ha preceduto. È vero che Lodo Moro non c'è nessun documento ufficiale, però fin dal 1987, quando l'ufficiale del SISMI ha processo fatto a Mastelloni sul scambio armi Brigate Rosse, un ufficiale del SISMI per la prima volta dichiara pubblicamente agli atti, e anche questo agli atti, che questo accordo tra lo Stato italiano e le forze palestinesi era un accordo ufficiale, non scritto, appunto garante dal colonnello Giannone, ma soprattutto una cosa, quell'accordo, quindi ce l'ha ricordato, forse l'avrebbe ricordato il dottor Priore, escludeva interessi americani e interessi ebrei nel nostro paese. Lo dico perché è una cosa molto delicata, perché tra l'altro ci sono tanti italiani, purtroppo anche ebrei, che sono morti a causa di questo fenomeno, che qualcuno si è dimenticato. C'è un capitolo, 2 bis, le morti invisibili, sono 85 vittime, quelle che io ho rintracciato, però sono venuto come amici, nel... tra l'altro nei siti internazionali, perché noi sono scomparsi, ne ha fatti sparire, gli attentati che sono stati fatti in Italia, sono partiti dall'Italia, o l'ultimo famoso, considerato il bambino ebreo, quello è purtroppo la vittima del famoso. Grazie, lascio proprio. Grazie Presidente, le cui parole vorrei seguire adesso l'introduzione di questo mio breve intervento. Grazie a tutti coloro che sono venuti ascoltarci un'ora piuttosto improbabile. E io, come suggeriva la sua autorevolezza il Presidente, devo più degli altri rispettare i giudicati, proprio per il mestiere che ho fatto tanti anni. Ho sempre rispettato, però questo non mi ha, diciamo, non mi impedisce di poter criticare, non mi impedisce di trovare prove nuove. Lo ammette lo stesso codice di procedura, quando ammette la revisione delle sentenze passate in giudicato. E diciamo in tutta questa materia, in questa mia ricerca, mi muove un desiderio di affermare la verità storica piuttosto che quella giudiziaria. La verità storica, noi lo vediamo, in quasi tutte queste inchieste non coincide con la verità giudiziaria. Moltissime di queste inchieste, io parlo di tutte quelle che sono scorse sotto i miei occhi, perché io mi interesso di queste cose addirittura dalla strage di Fiumicino del 73, quindi vi prego di non fare calcoli sulla mia età, sono diversi gli anni che mi stanno alle spalle. Voglio semplicemente dire che quasi tutte queste inchieste hanno, come si dice adesso, hanno floppato, hanno fallito, perché partono da alcuni postulati che sono qualcosa di assurdo. Io sento sempre ripetere, specialmente da coloro che difendono che a monte di tutto, che in principio ci sono i circoli atlantici, tutto il nostro terrorismo, le stragi, gli attentati, i circoli atlantici, l'università di Giorgio Tavolo, le persone che hanno studiato lì, i gruppi finanziari, economici e via dicendo, fino a quando non si arriva agli esecutori che non si trovano mai, giustamente si diceva poc'anzi, che noi non sappiamo chi ha materialmente collocato o comunque trasportato nella sala d'attesa della stazione di Bologna diciamo, l'essere umano, gli uomini, le persone, come si sono mosse, come hanno collocato, come hanno cercato, forse hanno tentato di innescare per errore o anche per errore l'innesco di questo ordigno tremendo che fu collocato vicino a un tavolinetto della stazione di Bologna. Io quando leggo quei pochi atti che mi passano sotto gli occhi mi meraviglio di come non siano stati fatti gli schizzi della situazione, la Bologna prima e dopo l'evento. Mi meraviglio come non siano state fatte determinate fotografie, non trovo dove erano collocati, purtroppo questa materia è terribilmente macabra, io ci sono abituato
perché ho fatto tante di quelle stragi che per me sembra quasi naturale che uno cerchi di vedere i visi di coloro che stavano vicino all'esplosivo, di coloro che hanno addirittura addosso, nell'interno del proprio corpo, i frammenti dell'ordigno. E credo che tutto questo non abbia filato molto bene nell'inchiesta che stiamo esaminando. Non voglio criticarla a fondo perché poi è passata attraverso tante mani, e i giudici si sono alternati, i pubblici ministeri forse un po' di meno, ma comunque dobbiamo in un certo senso formalmente rispettare il giudicato. Lo dico io che sono una delle principali vittime di questo rispetto del giudicato, perché io ho concluso in un determinato modo nella strage di Ustica e poi mi sono trovato alla Corte di Cassazione che decide in un modo completamente opposto, e anche lì c'è una verità, chiamiamola popolare, sulle radici della strage di Ustica, e invece c'è una verità che è stata posta dalla Cassazione completamente diversa. Capita spessissimo. Però volevo dirvi, a proposito invece della strage di Bologna e della domanda che mi ha posto l'amico Colombo, che si è battuto tantissimo perché questa storia venisse in un certo senso riscritta, se la pista del palestinese sia plausibile o meno. Io la ritengo plausibile, forse aggiungerei più che plausibile. A volte, io l'ho scritto pure, qui citiamo sempre i nostri libri, ma io ho scritto anche un libro sulla storia del nostro paese, su tutto quello che è successo in questo trentennio terribile, e ho scritto quella che era la verità forse di Cossiga a proposito della strage di Bologna. Ne ho avuto delle reazioni rabbiose, non sto facendo dei particolari perché siamo stati, io e Fasanella, il libro è stato scritto con Fasanella, siamo stati contestati in un modo piuttosto violento, forse io in un certo senso meno che Fasanella, ma Fasanella è stato proprio preso a cattive parole da persone che si erano infiltrate nel luogo dove tenevamo una presentazione di questo libro. Quindi, come diceva giustamente Raisi, queste sono verità che non si possono toccare. Ripeto, io ritengo la pista palestinese più che plausibile e vorrei richiamare la vostra attenzione, però voglio rispondere prima a un'altra domanda che mi è stata posta, se esista o meno il loto mondo. Io non ho mai visto un capitolato, cioè con articoli e commi, però so qual era l'essenza di questo lodo. Lodo che è richiamato addirittura dallo stesso Moro, perché Moro scrive 5-6 lettere dove parla della pratica che esiste nel nostro paese di restituire coloro che hanno commesso determinati reati. E scrive a chiare lettere, lo scrive, sono quelle lettere che scrive ad ambasciatori, a Giovannone, quindi lì è scritto a chiare lettere che esiste una prassi nel nostro paese di restituire coloro che hanno commesso dei reati in nome, in un certo senso, mettiamo tra virgolette, dei loro ideali, cioè coloro che appartenevano alla resistenza palestinese, anche alla resistenza armata, perché da un certo punto in poi, questa storia la conosce bene l'amico Colombo, da un certo punto in poi le organizzazioni palestinesi hanno voluto esportare la loro lotta di resistenza in territorio europeo, perché qui dicevano noi possiamo uccidere un centinaio di uomini dell'esercito israeliano, di chissà che ce l'avesse con loro, però la notizia non fa, diciamo, di fatto non fa notizia. Se noi facciamo saltare un aereo, più aerei contemporaneamente, come è stata capace il fronte di liberazione della Palestina, noi finiamo su tutti i media mondiali. E quindi loro scelsero questa via e vogliono esportare sul nostro territorio, in Europa, questa loro lotta armata, chiamiamola con dei termini che abbiamo usato per decenni. In nome di questa lotta armata, nel nostro paese sono stati compiuti non una sola strage, ma più stragi, perché, a parte quella da cui io sono partito, Fiumicino 73, che fece più di 70, credo,
Mordian, credo più di 70 morti, credo. No, scusate, 34 morti e poi tutti quelli, l'uomo, l'operaio dell'area su cui il corpo passarono nell'aeroporto di Atene, le uccisioni poi a seguire. Ma io posso dire che le stragi che io ho seguito sono una decina, perché la strage non è soltanto il reato in cui si ammazzano, si uccidono, muoiono moltissime persone, ma anche quello in cui viene posto in un certo senso in pericolo l'incolumità pubblica. E di queste ne abbiamo tantissime, quelle che hanno avuto uno o due morti, l'attacco alle British Airways, il lancio di bombe al Café de Paris, ce ne sono state tantissime. E queste stragi hanno visto anche degli arresti, in un certo senso ce ne sono stati tanti. E tutti coloro che venivano arrestati, in nome di un principio che è stato scritto da persone di altissimo livello, perché ci sono dei rapporti precisi su questo, coloro che concorsero a scrivere il Lodo Moro furono un avvocato dello Stato, un diplomatico e un consigliere della Corte Costituzionale. Ci sono dei rapporti precisi su questo. Il principio era quello di non detenere, cioè quando si arresta un palestinese, bisogna immediatamente liberarlo. Ora, a dire la verità, nelle nostre inchieste se ne arrestarono tanti, e quindi si poneva il problema di liberarli o meno. Le richieste erano forti, pressanti, diciamo, c'era pure un certo mercanteggiamento, come si usa sempre, sono 7 gli arrestati, almeno 3, almeno 2, almeno 4. È andata avanti per decenni questa storia. Purtroppo io non rivelo delle cose assurde, sono scritte nelle carte processuali. Queste persone venivano prese e immediatamente restituite. L'esempio più grave è stato quello di coloro che furono arrestati in un appartamento di Oste in possesso di missili Strela, con i quali doveva essere abbattuto ovviamente un aereo delle VAM, si è detto addirittura l'aereo che trasportava il primo ministro israeliano, che al tempo era una donna di cui adesso mi sfugge il nome, è Golda Meir. Comunque queste persone, 5 arrestate, furono condotte dopo pochissimo tempo di nuovo nel Nord Africa, noi le portammo in Libia. Queste persone, questo episodio, dette quasi sicuramente origine all'abbattimento dell'arco 16, perché ci fu una reazione. Cioè, questa era una guerra che era condotta da una parte da palestinesi, da una certa resistenza, persone che venivano dai territori occupati, o persone che non volevano che continuasse a resistere in Medio Oriente lo Stato di Israele. Una guerra ferocissima, noi abbiamo protetto i palestinesi, abbiamo chiuso, come ho scritto su qualche sentenza, abbiamo chiuso qualche volta un occhio anche su quello che facevano gli israeliani, o addirittura tutti e due gli occhi. È stata una guerra che in un certo senso, come diceva il Presidente, si inserisce in una conflittualità mediterranea durissima, che non ammette esclusione di colpi. E noi ci siamo trovati in mezzo, e qui devo dirlo, devo essere sincero, un po' per la validità dei nostri governanti, è un po' per l'avidità che d'altra parte in un certo senso muoveva questi stessi governanti, che volevano assolutamente conquistare il petrolio e tutto quello che ne derivava, per il bene del paese ovviamente e anche per le tangenti che rifluivano in Italia. Io credo che in questa materia si debba essere abbastanza sinceri, perché non si può tuttora pararsi gli occhi dietro alcune verità di comodo che ci sono state fornite per anni. Il Lodo Moro quindi esiste, ha funzionato e, come diceva l'amico Enzo Raisi, e non solo consentiva ai palestinesi di portare e depositare nel nostro paese, vedremo quali depositi ci sono stati nel nostro paese. Il nostro paese era pieno di depositi, abbiamo avuto dei depositi di Abunidà addirittura a Villa Gloria, abbiamo avuto dei depositi al lago di Bracciano, abbiamo avuto dei depositi, i grandi depositi, quelli che furono i depositi strategici, abbiamo concertato con loro
anche la distinzione tra depositi strategici e depositi tattici. Noi abbiamo avuto un'infinità di armi, al punto tale che i missili che forse portava Pisano si è temuto che facessero parte del grande deposito che era nel Friuli. Ce n'è stato un altro grandissimo che ancora, cioè, probabilmente ancora funziona, che stava in Sardegna, Monte Lula della Sardegna, anche se è stato scoperto diciamo qualche anno fa. Quindi no, volevo semplicemente riassumere quello che prevedeva il Lodomoro. Il Lodomoro prevedeva la possibilità di collocare dei depositi qui in Italia, di usare queste armi fuori dell'Italia, ma anche in Italia, però contro obiettivi statunitensi e israeliani e addirittura contro cittadini italiani di origine ebraica. Era un lodo che costituiva un vulnus gravissimo all'ordinamento. Cioè due sono le cose: o noi decidiamo di osservare l'ordinamento e quindi il lodo non è assolutamente concepibile, oppure facciamo una trattativa in nome della ragion di Stato e poi segretiamo il tutto. Noi siamo stati sempre incerti, questo è in un certo senso il guaio del nostro paese. Noi non siamo stati capaci di porre il segreto di Stato su Ustica, sarebbe stato molto più semplice, però noi volevamo la moglie ubriaca e la botte piena. Non prendevamo mai, non abbiamo mai avuto il coraggio di fissare dei segreti di Stato. Io ho fatto tantissimi anni in queste materie e devo dire che il segreto di Stato mi è stato opposto, come una volta a Mastelloni dal governo Craxi, a me una volta dal governo Prodi, perché tutti e due volevamo sapere un po' di più sul traffico di armi. È una materia delicatissima in cui ci sono degli interessi vitali dello Stato e quindi è anche giusto che siano coperte dal segreto di Stato. Però in un certo senso noi lavoravamo sulle stragi, qui lo Stato si deve mettere d'accordo, cioè se dice che nelle stragi il segreto non è opponibile, allora giochiamo così in un certo senso un gioco strano, perché non si parla più di segreto di Stato, però si copre il tutto e su questo dovremmo un po' in effetti riflettere. Io spero che la prossima legislatura ci dia delle risposte più chiare. Noi abbiamo addirittura, come accennava l'onorevole Raisi, abbiamo segretato l'insegretabile, perché nella commissione Mitrokhin sono state raccolte tanti di quei segreti, e l'onorevole Raisi ne ha allegati moltissimi a questo libro, però sono stati poi segretati e sono lì conservati negli archivi del Senato della Repubblica in attesa di non so che cosa. Io guardando un po' ho trovato questo bellissimo documenti che parlano di una missione di un magistrato che va in Libano, che va lì, prima va dall'Olimpo di Aramante per chiedere che cosa era successo a Bologna, perché nessuno si accontentava. Questo è questo grande nome, io che si dica, sì, ma il magistrato non fa neanche nome, ma che andava lì con un incarico governativo ovviamente, non come magistrato, perché qui su questa, specialmente sulla strage di Bologna, ci sono stati due livelli. C'è un livello che accetta quello che dicono i magistrati di Bologna e poi c'è un livello, quello governativo, che accetta l'ipotesi che sia stato il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, perché Sica va prima all'Olpe di Arafat, con il quale scambia alcune, diciamo, cerca di capire determinate cose. Arafat gli dice, vabbè, ci sono stati degli omicidi, eccetera, le cose passate, sono cose semplici, possiamo porci pure una pietra sopra. Però per quanto riguarda quello che tu cerchi, cioè la strage di Bologna, devi andare un po' più giù, a un quarto d'ora di distanza in Tessini, e vai al Fronte Popolare di Liberazione. Si cavalli e sta settimane e settimane per parlare di quello che era il principale violazione del Lodo Moro, cioè il fatto che noi avessimo arrestato delle persone, avessimo impedito il trasporto di missili sul nostro territorio. Non solo. Poi noi avevamo arrestato il rappresentante per l'Italia, un pezzo grossissimo, è stato poi nominato rappresentante del Fronte Popolare, addirittura per tutta l'Europa, che certo non aveva il tempo di stare in carcere. E noi ad ogni passaggio aumentavamo addirittura la pena, perché avevamo avuto, scusate se faccio questa battuta che è assolutamente scorretta, ho
premetto, non avevano avuto la sfortuna di capitare dinanzi a dei magistrati abruzzesi, perché se fossero capitati forse dinanzi a qualche altra procura, forse avrebbe a Guanzesa lei, forse se la sarebbe cavata. Allora bisognava trattare col fronte la liberazione di Abu Anzesa Lè. E sì che arriva ad assicurare la data di liberazione di Abu Anzesa Lè. Prendendo ed evita il secondo attentato, perché il fronte popolare aveva già, diciamo, pronunciato parole, chiamiamo così, di ritorsione, dicendo noi siamo, poi abbiamo fatto Bologna, ma che ci costa fare una seconda Bologna? Non ci costa niente, queste sono cose scritte che stanno nell'interno delle carte della Mitrokhine che sta qui a pochi passi di distanza. E addirittura loro avevano chiesto, cioè da parte nostra avevano assicurato che Abu Anzesa Lè sarebbe stato liberato a settembre. Poi invece, stranamente, scusate se faccio dei discorsi scorrettissimi, contrariamente a quanto succede in genere, che le corti non si finiscono nel periodo degli anni. In questo caso addirittura concessero la libertà ad Abu Anzesa Lè addirittura nel mese di agosto, determinando una reazione seccata di Abu Anzesa Lè, che non voleva uscire perché il 15 agosto era il suo compleanno e aveva organizzato un buffet nel carcere. Invece noi gli diamo la libertà il 14 agosto. Sì che aveva preso l'impegno per settembre, e quindi ecco, c'è tutto un mondo alle spalle di queste cartine del processo di Bologna che fa vedere una realtà completamente diversa. Cioè qui c'è PFLP che assume le sue responsabilità, chiede con forza la liberazione del suo capo in Italia, che sta per diventare il suo capo in Europa, e addirittura minaccia nuove ritorsioni nel nostro paese. Quindi come avremmo dovuto reagire? Ritorno alle mie parole iniziali. Una reazione pavida o una reazione ragionata? Cioè facciamo che questo esca e si chiuda il tutto, ma chiudiamo il tutto sulla strage di Bologna. Non chiudiamo il tutto come hanno voluto farla con una sentenza che purtroppo è passata in giudicato e io ovviamente la rispetto, ma non mi esimo dal criticarla ogni giorno che passo su questa terra. Scusa, anche se mi faccio una risposta, ogni tanto bisogna riunire la conferenza dei capigruppo e mi tocca. Rinnovo il ringraziamento a Andrea Colombo e soprattutto a Renzo Resi, grazie. Che, certamente si tratta di un'opera che merita di essere. Grazie. Grazie. Io colgo l'occasione di fare due precisazioni importanti con il messaggio che qua, dopo ti darò la parola. Primo, uno dei paradossi di Aldo Moro, che il dottore non ha citato, ma i collaboratori, massimo, c'è un generalissimo libro di Abu Sharif, uno dei capi della FPLP, che spiega che loro collaboravano con tutti i movimenti terroristici europei, ma il movimento terroristico europeo con il quale hanno avuto il mio rapporto erano i Brigate Rosse, che in qualche modo erano coloro che conservavano gli arsenali. Uno dei paradossi di questo Aldo Moro è che il povero Moro è stato ucciso probabilmente anche con le armi che lui aveva conseguito. Questo è uno dei paradossi di questo sistema. L'altra questione che volevo ricordare, che la cito, il libro è un pezzo importante, però c'è il magistrato che mi può confermare, visto che l'ha arrestata lui, uno dei personaggi chiave della questione della strage di Bologna è la Frolic, Mario Frolic. Questo c'è Mario Frolic, viene arrestato nel 1982 a Fiumicino, e là che sta quando viene arrestata vengono pubblicate le foto sui giornali e un portiere di Bologna, l'albergo di Bologna, dell'hotel Jolly, va immediatamente in questura e dice: signore, io quella riconosco, è una signora tedesca che si è presentata l'1 di agosto al ristorante del mio hotel. Da strano, dice, già da strano, perché agosto si è fatto portare la valigia in stazione. Il 2 agosto, scoppiata la bomba, viene a mangiare al ristorante, che non è un ristorante molto noto, l'hotel Jolly, il hotel che è davanti alla stazione. Mi impressionò questo. Gli raccontò
tutta una serie di questioni che era una ballerina che era a Bologna, abitava Iris, aveva due bambini, aspettava i bambini, una storia un po' così, parlava bene italiano, e aveva portato questa valigia ed era molto nervosa. Prima, il 1 agosto, il 2 agosto era già più rilassata, era già più un pesamento diverso. Fa una descrizione abbastanza completa di tutto il personaggio. Io non so se quella donna fosse dal folico o meno, però ci sono due questioni che lasciano un po' perplesso anche le indagini che sono state fatte. Prima questione: che cosa fa la polizia, la procura di Bologna? Viene arrestata la Froli. C'è un super testimone che dice: l'ho vista a Bologna il 2 agosto. La cosa normale sarebbe avvisare il dottor Priore e gli facciamo fare un confronto americano, no? Vanno a Indice a chiedere se questa signora ha mai visto una tedesca che era ballerina, che abitava lì due anni prima, e come se un terrorista che ipoteticamente passa a volo e mette una bomba, al signore che di fronte spiega che vita faceva o non faceva. E il dottor Priore, qui testimone, non ha mai saputo di questo super testimone di Bologna, mai. Fatto dire non da poco, ma non solo, ci hanno sempre detto, mi ricordo ancora, questa è una cosa che Mancuso continuava a tirare sempre fuori, Mancuso è il famoso PM a stagione, c'era sempre la Froli che non c'entra nulla con Carlos e con Cran, anzi non c'entra nulla fra di loro. Allora, agli atti, questo è uno degli atti che non si potevano pubblicare perché non si andava fino al 2015, ci sono gli atti, ci è inviata la procura di Budapest, bene, agli atti c'è l'incontro che Carlos, la Froli e Kram fanno 30 giorni dopo la strage di Bologna a Budapest, dove Carlos aveva una delle sue basi principali. La testimonianza è che i tre erano chiaramente collegati. Non solo, quando Carlos viene fermato, quando Kram viene fermato l'1 agosto, perché Kram è controllato dai tedeschi, e cosa succede? Dicono gli italiani, attenzione che Kram viene in Italia, fermato alla frontiera, partono di fermo e viene fermato il 1 agosto a Chiasso. Requisiscono, lui mostra la sua carta d'identità ufficiale, perché secondo il regolamento delle celle rivoluzionarie, anche qui agli atti, hanno un doppio livello. Il livello, diciamo, ufficiale, quello che va a fare un po' tipo la logistica, leggiamo i documenti ufficiali. Poi c'era invece il secondo livello che leggiava con documenti falsi e con dei pseudonimi. Dentro c'era una lettera che parlava di una certa Heidi, e noi abbiamo trovato che tra i pseudonimi usati da Froli il suo nome era appunto Heidi. La testimonianza che un po' alla volta, vuol dire, nei documenti, pezzo dopo pezzo, abbiamo quindi in qualche modo messo insieme il pazzo. Questi sono fatti importanti che noi siamo riusciti a ricostruire appunto attraverso questo evento straordinario che è stato anche il muro, ovviamente non si deve mai dare questo materiale. Tutto il materiale che voi vedete qui non viene, diciamo, da istituzioni italiane, la maggior parte, il 90%, vengono da archivi orientali o da magistrature occidentali, tipo quella francese, che ha preso dagli archivi orientali per giudicare i vari Carlos e i suoi componenti. Quindi in realtà, se non ci fosse stata questa cosa del muro di Berlino, noi in teoria non dovremmo sapere niente. Ma anche questo non è vero, perché una delle cose che mi ha scoperto, quando siamo arrivati alla fine del libro, io non riuscivo mai a scrivere il capitolo 10, perché tanto mi ho già confrontato con te più ore, continuavo a uscire materiale. E allora siamo andati a vedere, qui c'è un capo di documento, ringrazio chi mi ha seguito anche questa parte finale della ricerca, e siamo andati a cercare nelle varie carte del processo e quindi anche della procura. E abbiamo trovato delle carte che all'epoca nessuno aveva in qualche modo pubblicato. Ad esempio, nella procura è stata trovata una lettera, fate attenzione, di Aldo Gentile. Aldo Gentile è il procuratore che, molto amico di Musumeci, quindi Sismi, che c'è proprio subito lì, in qualche modo di acquistare, poi se volete parliamo di acquistare, se non lo voglio, se si sente da perdere tutta la giornata. Bene, poi nel 1981, mentre lui sta indagando su Bologna, sulla strage di Bologna, Gentile scrive una lettera ai giudici dell'Aquila, dicendo, a settembre 1981, dovete rilasciare a Bussalè, che nel frattempo era stato liberato e va il vincolo di firma a Bologna, Bussalè è residente a Bologna, dovete lasciare a Bussalè una settimana che si deve recare a Roma libero dall'obbligo di firma a Bologna per motivi concernenti la strage di Bologna. Cioè questo è un atto ufficiale
scritto nel 1981 da Gentile che sta indagando su Bologna. Quindi già all'epoca qualcuno sapeva. E i magistrati dell'Aquila rimangono talmente sorpresi che non ci credono. E quindi, ma scusate, siete sicuri di quello che avete chiesto? Cioè, state chiedendo di liberarci a Bruxelles per andare a Roma per farci concedere a fare di Roma. E Gentile dice, certo, andate. Questa è stata l'ultima interrogazione. Io ho fatto circa 20 interrogazioni, anzi già per altri gente, sulla strage di Bologna, da 20 sono come gli altri, e questa è stata l'ultima che ho fatto ed è stata quella che forse più clamorosa, perché la risposta che mi è stata data veramente fa in qualche modo, come dire, capire tante cose. La mia interrogazione mi chiede appunto, mi mostro tutti questi fatti, faccio un'interpellanza urgente, mi chiedono una settimana di prova, perché voi dovete sapere che la Camera, quando tu fai interpellanza urgente, la presenti entro il martedì e giovedì devo rispondere. Mi chiamano dall'ufficio della Camera e dicono, vi chiediamo a noi una settimana di tempo in più perché vogliamo rispondere prontamente. Passo, io dico ovviamente sì, non c'è problema, vi do la deroga. Passo una settimana e mi rispondo, onorevole Reisi, lei ha pienamente ragione, effettivamente il dottor Gentile ha fatto questa richiesta, il giudice dell'Aquila ha risposto così, abbiamo verificato però presso gli archivi della Procura di Bologna, della questione di Roma, della questione di Bologna, dei sismi, cioè dei servizi, non esiste alcun documento che ci dica cosa si è andato a fare a Bruxelles, a Roma, per esempio, autorizzato dal giudice dell'Aquila su richiesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che un pezzo di quella storia è stata nascosta, è rimasto in qualche ufficio, o forse è stata fatta sparire. La materia, io mi rendo conto che deve essere, per chi non l'ha seguita, molto ostica, perché noi ormai ci abbiamo messo molto tempo. Per tornare a quelle domande iniziali, ma allora, che poi alla fine appunto sono due, ma lo Stato italiano perché ha cercato di nascondere la responsabilità o la responsabilità involontaria in caso di incidente palestinese? Questa è la prima domanda. E alla fine lo Stato non è che ammassa la gente che è contento che qualcuno ammassi gli italiani. Questa è la domanda. Io in questi ricerchi mi sono fatto questa idea, chiedo al direttore di dire se pensa che sia plausibile. Io non credo che lo Stato sapesse con precisione chi aveva messo questa bomba. Io credo che avesse dei sospetti, credo che abbiano pensato, sapevano naturalmente che c'era questa enorme tensione con i palestinesi, sapevano che c'era molta tensione per una serie di motivi che non so che dire, ma vediamo domani mattina anche con la Libia. Io credo che abbiano semplicemente pensato, ma noi perché dobbiamo rischiare di andare a scoprire una verità che provoca un incidente internazionale e un danno al paese? Perché guarda che il lodo Moro, e sì, certo che sono fatto perché non mettessero le bombe anche in auto, o ne mettessero il meno possibile, ma poi si è evoluto e cresciuto negli anni 80, è diventata la pietra angolare di una politica internazionale importante per l'Italia, che ci ha dato un sacco di petrolio a buon prezzo, per essere sintetici, che ci ha reso, come proprio il giudice Priore ha dimostrato in un suo libro, ci ha reso una potenza locale molto forte. Ma io credo che se ho fatto il loro lavoro, cioè abbiamo detto, ma noi perché dobbiamo andare a cercare una cosa che se si scopre fa solo danno? La diamo a gente che comunque ha sparato, che comunque ha delle responsabilità, è morta lì. Questo credo, è discutibile quanto questa cosa sia amorale e quanto sia precisamente il tipo di lavoro che compete ai servizi segreti. Però appunto si può pensare che magari hanno fatto bene. Quello che non si capisce è perché tanti decenni dopo si continua a difendere questa cosa. Io credo che lì ci sia, mi dispiace che il presidente Vincenzo sia andato, però c'è il Sovesi, credo che lì ci sia un problema, un nodo, un difetto della politica, nel senso che se noi permettiamo che il passato continui, e noi lo permettiamo, allora che tiene in banco i giornali, non dico tutti i giorni ma quasi, finché si permette che il passato venga usato come arma contundente per le battaglie del presente, diventerà impossibile chiarire sempre tutto, perché il passato è sempre arma di parte. Ora, io credo che politicamente questo potrebbe non essere più. Credo che dal punto di vista politico noi potremmo smettere di usare il caso Moro, la bomba di Bologna, perfino Piazza Fontana, come armi per attaccare il nemico di oggi. E su questa base la politica ha delle responsabilità, perché sarebbe stato necessario un passo, io per un'amnistia.
una di quelle cose che sono state fatte, appunto, libertà in cambio di libertà, in cambio di verità in altri paesi. Questo in breve avrebbe provocato sì insurrezioni dell'opinione pubblica, alla lunga ci avrebbe permesso di liberare il passato dall'ipoteca di essere usato come un'arma per il presente. Questo per la politica interna. Per la politica estera, chiedo, è vero, o l'Italia è ancora talmente impegnata in attività diplomatiche in quelle zone da non poter dire la verità su alcune cose che concernono i nostri rapporti con i palestinesi e con i libici? Ecco, questo credo che siano le due domande che riguardano non tanto la storia passata, ma quello che si può fare per liberarla da queste ipoteche. Io ti rispondo, secondo me, molto più rispetto a quello che tu hai domandato. Io ti rispondo, sicuramente c'è una questione, come tu hai giustamente detto, che viene continuamente usato in passato, ancora come avuto dei confronti poco sereni con il presidente delle vittime del Fenerbahce Bosco, poco piacevoli, già questo ti porta alla dice lunga, cioè com'è possibile che il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni dovrebbe essere il primo, di fronte a documenti nuovi, a chiedere verità, che ogni volta banalizza queste nuove documentazioni come che ha chiamato a far fallire una volta. Poi scopre che il partito lo porta qui a fare il futuro parlamentare. Cioè, questa è una cosa che dà dice lunga su come è stato costruito anche un certo meccanismo nella mia città. Ti devo dire un episodio, ti raccontare un episodio, e qui lancio e alza la palla al dottor Priore, che mi scioccò durante i lavori della Commissione proprio, che lo cito per la parte. Un giorno ci richiamo presso gli archivi dei nostri servizi e dovevamo fare un lavoro di controllo dei vari fascicoli, qui si chiede il fascicolo di Cram, su Cram e tanti altri. Quando arriva il fascicolo di Cram, arriva un fascicolo così, io come un bambino felice dico è fatta, si è approvata finalmente la chiusura del servizio. Apro il fascicolo e mi accorgo che c'era tanta documentazione così che però si fermava prima di questo certificato, cioè alla sua identificazione, chiasso lui, chiaramente dopo fu seguito, quindi ecco che dopo si può discutere se qualcuno è scoppiato involontariamente, qualcosa di involontario è successo, tanto per essere chiaro, su questo sono convinto io. Secondo me non doveva, c'era la ritorsione, non doveva essere Bologna il luogo di verità, ma questa è la tesi che io esprimo lì. E quindi io chiaramente quando vedo questo, mi giro, c'era un ufficiale, no, non fosse verso dei servizi, veniva che controllava il nostro lavoro, che nessuno si filasse da qualche documento, e mi altero e comincio a urlare, insomma basta, dovete smettere di prendersi in giro, qui è venuto un muro, l'FBI non esisteva più, non si è sciolta, non ci sono più dei protagonisti, no? È finita, è caduto un mondo, è caduto un civile di relazioni che tengono insieme anche questi rapporti terroristici in Europa, perché si è continuata a nascondere la verità, siamo nel 2005, attenzione, questo mi guarda seraficamente e mi dice, non è una resa. Ma lei conosce bene come funzionava il nostro traffico di armi dei palestinesi per l'Italia? Sì, solo in colonna. Cioè, partiva dalla Bulgaria, Siria, Libano e pagava la Libia. E allora gli scusi, ma allora chi governava in Siria e in Libia? La famiglia Assad e la famiglia Gheddafi. Non volevo lei. Oggi chi governa in Siria e in Libia? La famiglia Assad e la famiglia Gheddafi. Ecco, non lei si dà già la risposta. Mi chiuso in questo modo questa frase che mi interessò. E che poi è il motivo per cui in questa continuità anche di rapporto con l'Italia, giustamente tu hai anche ben illustrato prima e nel tuo ultimo libro, riprendo anche nel mio, è chiaro che c'è da una parte il problema politico, cioè qualcuno usa ancora questi fatti storici come dibattito politico e dall'altro c'è la questione di rapporti internazionali che ancora pesano rispetto al ruolo dell'Italia. Questo è vero, cioè noi dobbiamo inquadrare sempre nei vari contesti le indagini che addirittura certe volte riguardano un singolo fatto, un singolo imputato, qualcosa di minimo. Non possiamo assolutamente affrontare queste inchieste sulle stragi con questi sistemi, con questi metodi. Io ricordo sempre che quando ho depositato la sentenza era conservata in una cassaforte che poi ho trovato aperta.
quindi qualcuno aveva letto e aveva potuto anticipare quali erano le mie decisioni. Due giorni dopo, credo un giorno dopo, Carlos fa determinate dichiarazioni dicendo: guardate che un mio uomo era a Bologna il giorno della strage, è uscito di corsa dalla stazione prima dell'esplosione. Per quale ragione Carlos fa queste affermazioni? Qui bisogna mettersi un po' nella mentalità dei servizi. A un certo punto la Francia, che usciva malmessa dalla mia decisione, dalle varie questioni di aerei che avevano attaccato il nostro velivolo civile, ci lancia un segnale, perché Carlos sta in prigione in Francia, e quindi io non credo che lui di iniziativa abbia fatto questa affermazione. Ha semplicemente detto che lui sapeva tutto della strage di Bologna e che quindi se voleva poteva metterci nei guai con una serie di dichiarazioni. E noi abbiamo chiuso il discorso, cioè non io, perché io avendo depositato mi ero liberato, poi non aspettava a me controbattere a delle dichiarazioni in sede di politica internazionale o in un ambito di servizi. Però quello è stato un segnale fortissimo, cioè le nostre inchieste, le nostre stragi non sono seguite soltanto del chiuso di una procura di provincia, scusi per provincia, per Bologna, una grande città, però sono seguite a livello internazionale, fanno parte di determinate politiche, non c'è niente da fare. Le nostre politiche, quelle che hanno generato il lodo Moro, a parte diciamo una certa avidità, come ho detto, dei nostri politici, erano esigenze importanti. Noi non saremmo potuti andare a fare la politica che abbiamo fatto nel campo del petrolio se non avessimo avuto il lodo Moro. È servito, non c'è niente da fare, è servito nella guerra del Chad. Nessuno diciamo in un certo senso vede dietro queste stragi o dietro queste inchieste tutto un mondo che è alle spalle, un mondo di politica, di rapporti tra gli stati che tuttora esistono e sussistono, perché noi ci troviamo adesso a fronteggiare una costa del nordafricana in preda alla primavera, la cosiddetta primavera, ha un fondamentalismo che si diffonde in tutti i paesi che sono nostri frontalieri. Quindi c'è una necessità, un'urgenza di muoverci anche usando ancora lo strumento del lodo Moro. Io riporterò un aneddoto che mi è rimasto in mente, e cioè l'italiano è ben visto nel mondo medio orientale, è ben visto nel mondo diciamo extraeuropeo, e forse lo è proprio in virtù di quelle politiche che noi abbiamo seguito seguendo il lodo Moro. C'era un tizio che dopo gli attentati, voi vi ricorderete tutti, che furono commessi a Bombay, la chiamo ancora Bombay, poi so che ha un nome un po' diverso che non ricordo bene, Mumbai, allora c'era un italiano, un cuoco, che si salvò dalla furia di questi fondamentalisti proprio perché era italiano. C'era un inglese che invece, con la solita protervia inglese, disse: io dirò che sono inglese, questo cuoco lo pregò di fai uno sforzo, di che sei italiano, ti salverai. E quello poi convinto, dietro le sparatorie, cioè, dice: no, io anch'io sono italiano, e si salvò. Quindi c'è una nostra presenza determinata dai nostri rapporti con gli altri stati, cioè da come noi ci porgiamo e da quali sono i nostri interessi per fare determinate scelte. Per questo io dico che il lodo Moro ancora sussiste, ancora, perché noi abbiamo sempre delle politiche di favore verso il mondo arabo in particolare, che poi sono determinate non dalle volontà dei singoli governanti, che a volte non, diciamo la verità, io posso parlare, non ci capiscono tanto bene. Io mi ricordo quando furono i nostri italiani, furono sfrattati dalla Libia e perdemmo tutto, ci fu un contenzioso internazionale in cui noi nominammo come giudice Nasser, l'Egitto. Moro nominò l'Egitto senza capire che l'Egitto era legato a filo stretto con la Libia e quindi avrebbe dato sempre ragione a Gheddafi per la comunanza di religione, per la comunanza di estrazione dal partito Baath, sia di Nasser che dei nuovi governanti di Libia. Quindi tu vai a nominare l'Egitto come
arbitro della controversia tra l'Italia e la Libia. Cioè, i nostri governanti, oltre che avidi, sono pure impreparati, bisogna dirlo, bisogna evitare di fare sempre parole in effetti di buona cortesia. Cioè, noi abbiamo una serie di problemi e ci siamo difesi in un certo senso, però adottando questa politica, che poi è la politica di sempre, che è determinata dalla nostra situazione geografica. Era la politica di Crispi, la politica di Giolitti, è stata la politica di Mussolini, è stata la politica continua di favore per il mondo, anche se abbiamo avuto dei momenti di favore per Israele, perché Israele, la marina israeliana è stata fondata dal principe Borghese, la marina, l'aviazione israeliana è stata iniziata con delle vecchie carcasse che noi abbiamo dato a Israele, noi abbiamo fatto saltare l'ambasciata inglese, i nostri uomini politici hanno dato l'esplosivo per far saltare l'ambasciata inglese, voi siete giovanissimi, non vi ricordate, c'era un tempo, prima della porta di Porta Pia c'era l'edificio dell'ambasciata inglese che crollò, e adesso voi ne vedete una brutta ricostruzione in quello stesso luogo. Cioè, noi abbiamo operato, specialmente nel Mediterraneo, ovviamente contro la Gran Bretagna e contro la Francia. E ci siamo scavati un determinato ambito che però adesso ci viene lentamente tolto e sottratto proprio perché non sappiamo più che scegliere. I nostri governanti, di fronte alla guerra di Libia, sembravano, come si dice, certe volte degli asini in mezzo ai suoni, perché non capivano. Quello l'abbiamo baciato pochi giorni fa. Adesso è diventato il nemico nei cui confronti lanciamo dei missili, facciamo lo spazio aereo protetto. Cioè, in effetti, a volte noi non capiamo bene che cosa fare e ci siamo, in un certo senso, rovinati. Non sappiamo fare delle scelte politiche decise. Però, per rispondere alla tua domanda, parlo con l'amico Colombo, in effetti ancora c'è necessità di alcuni strumenti politici che forse furono varati addirittura mentre Moro era a Parigi per stabilire in sede europea l'espulsione della Grecia, perché poi questi fatti succedono sempre in determinati momenti topici della storia, e decise di munirsi di un strumento per ripararci dai colpi del terrorismo mediorientale. Ho risposto a tutte le domande, adesso. Chiudo ringraziando tutti quanti voi, ho visto anche molti amici che sono venuti da fuori Roma, quindi colgo l'occasione di questo ringraziamento. Credo che la giornata di oggi sia servita soprattutto a capire che questo libro è un libro ben documentato, da un certo punto di vista è un libro che è anche un segnale forte alle istituzioni, no? Ringrazio la presenza del Presidente Fini, questa è anche importante perché, ripeto, questo lavoro nasce anche dal Parlamento. Questo Parlamento ha prodotto un lavoro importante, che è quello della Commissione Pitrocchi. Purtroppo è stato commesso per l'errore di qualcuno da segretario di tutto questo lavoro. Credo che almeno da questo punto di vista ci sia stato, vuol dire, un ritorno che consenta anche a tutti voi di prendere atto, attraverso la lettura di questi documenti, di uno degli eventi più tragici della storia italiana. Ricordo nel libro una frase che disse il senatore Andreotti, che non a caso ha sempre seguito la commissione di Trocchi prendendo appunti, no? Lui era sempre presente, io ricordo questa figura mitica, c'era sempre di fianco, lui prendeva appunti, sempre appunti, e l'ultimo giorno prese la parola e disse: questa commissione non ha prodotto i grandi danni di novità, tranne che per la questione di Bologna, dove effettivamente sono emerse documentazioni che portano ad evidenziare elementi di grande novità. Poi, non uso il termine che vorrei usare, diciamo così, diplomaticamente usò questa scorciatoia e disse: però questi nuovi documenti si potrebbero portare di fronte ai nuovi conflitti istituzionali, perché in effetti da questi documenti la Procura di Bologna non fa una bella figura, e quindi disse: per evitare ulteriori conflitti istituzionali, lui disse, non procediamo al voto, tant'è che l'ultima parte della relazione non è stata votata,
è stata archiviata ma non votata. Ecco, quelle parole che sono un paradosso del senatore Andreotti per me sono state parole importantissime, perché vuol dire che finalmente un po' di luce sull'evento più tragico, sulla strage più importante della politica italiana, questo lavoro è stato fatto e oggi avete l'opportunità di leggerlo, per cui vi ringrazio di cuore.